Covid, vaccinazioni in Campania. Le prossime categorie saranno quelle delle forze dell'ordine e della polizia locale. Un 71enne arrestato per violenza sessuale sulla figlia minore deve scontare la pena di 10 anni. Gesesa, l'acqua di Benevento è potabile e sicura per il consumo umano. Calcio, Benevento-Roma prosegue la preparazione dei giallorossi in vista della gara di domenica. Saranno le forze dell'ordine e gli agenti delle polizie municipali le prossime categorie che potranno aderire alla piattaforma dedicata alla campagna vaccinale in Campania. La campagna, ricorda l'unità di crisi della regione, prevede progressivamente l'inclusione delle diverse categorie secondo il programma stabilito. L'unità di crisi della regione comunicherà le modalità di registrazione. Sono 1575 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania. Di questi, 52 sono risultati sintomatici. I tamponi del giorno sono 20.469. Sono 14 i morti e 862 guariti delle ultime 48 ore. Dopo una piccola tregua, il Covid ritorna a fare vittime all'ospedale San Pio. Si tratta di un 86enne di Piedimonte Matese. Allo stesso tempo si segnalano 5 dimissioni. Sono attualmente ricoverati 36 pazienti positivi, 30 sanniti e 6 di altre province. Sono 19 i nuovi positivi al Covid-19 nel Sannio su 327 tamponi processati dall'ASL nelle ultime 24 ore. 19 sono asintomatici e 33 sono i guariti. Il sindaco di Airola, Michele Napoletano, ha annunciato la sospensione delle attività didattiche in presenza di ogni ordine e grado, afferente sia il pubblico sia il privato, con decorrenza 18 febbraio e fino a tutta la giornata del 6 marzo. La decisione è stata assunta in seguito all'aumento dei casi positivi nel centro caudino, che fa registrare attualmente 43 positivi. Ho chiesto al presidente De Luca, all'assessore Fortini e alla task force della regione di prevedere la vaccinazione per il personale docente e non docente residente in Campania, ma che svolge la propria attività in un'altra regione. Così il consigliere Erasmo Mortaruolo. La campagna di vaccinazione, spiega, basata sul piano nazionale, viene attuata su base regionale secondo le modalità organizzative scelte dai singoli sistemi sanitari regionali, quei lavoratori che sarebbero invisibili alle regioni in cui lavorano, non essendo iscritti alle ASL territoriali, devono trovare la campagna al loro fianco e non vedersi negato il diritto alla tutela della salute per impasse burocratiche. I carabinieri di Frasso Telesino hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, confermata dalla sentenza della Corte d'Appello di Napoli a carico di un cittadino 71enne di Frasso Telesino per reiterate violenze sessuali nei confronti della figlia fin dall'età di anni 10, i cui fatti, iniziati nell'anno del 95, sono stati resi noti soltanto nel 2010 a seguito della denuncia della vittima. L'uomo, dopo essere stato rintracciato dai militari e dopo le consuete formalità di rito, è stato associato alla casa circondariale di Benevento per espiare la pena di 9 anni, 11 mesi e 7 giorni di reclusione. La Gesesa, con un comunicato stampa, prende atto del comunicato del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento e della richiesta di archiviazione formulata con il riferimento alla vicenda della presenza di tetracloroetilene nell'acqua, esprimendo apprezzamento per la decisione assunta di informare i cittadini di Benevento sull'esito delle indagini preliminari svolte al fine di garantire un'informazione pubblica e anche evidentemente per contribuire a tranquillizzare i cittadini dopo un lungo periodo di confusione e paura. Gesesa comunque continuerà a monitorare costantemente l'acqua che viene distribuita, in aggiunta ai controlli di legge effettuati dagli organismi preposti. L'acqua di Benevento in ogni zona è infatti potabile e sicura per il consumo umano. Lidl Italia, catena di supermercati con oltre 680 punti vendita presenti su tutto il territorio, festeggia un altro duplice taglio del nastro giovedì 18 febbraio a Benevento e a Parma. L'investimento complessivo sostenuto per la realizzazione dei due nuovi supermercati ammonta ad oltre 9 milioni di euro, che rientrano nel piano da oltre 400 milioni stanziati dall'azienda nel corso del 2020 per l'apertura di 50 nuovi punti vendita, diversi interventi di restyling della rete esistente e importanti investimenti
clienti nella logistica. Arriva a Beneventi, arricchisce l'offerta commerciale del centro I Sanniti, sito in via De Longobardi 24. Il taglio del nastro della nuova struttura si terrà giovedì 18 febbraio. Gli orari di apertura del supermercato sono stati pensati per garantire sempre il miglior servizio, evitando il più possibile l'affollamento del punto vendita dal lunedì al sabato dalle 8 alle 21.30 e la domenica dalle 9 alle 21. Ancora un ritrovamento archeologico nella nostra città. Durante lavori di scavo per l'installazione della fibra ottica è venuto alla luce un manufatto che è in corso di identificazione da parte degli archeologi. La scoperta è avvenuta nella centralissima via Perasso, in pieno centro storico a Benevento, ed è la testimonianza dell'immenso patrimonio che la nostra città conserva nel sottosuolo. Tramite una lettera indirizzata al sindaco di Benevento, Clemente Mastella, abbiamo chiesto la gestione del Teatro Comunale di Benevento o di altro luogo consono, atto all'uopo e meritevole di attenzione, come è il caso dell'Auditorium Spina Verde, consapevoli di avere forze, energie e possibilità di offrire alla comunità una giusta operazione e cooperazione culturale. Così in una nota la direzione dell'Orchestra Filarmonica di Benevento, sottoscritta con Antonio Frascadore, direttore artistico del Festival BCT. L'intenzione è quella di creare una casa della cultura, un polo che possa essere un riferimento per quanti necessitano di un punto d'incontro operativo materiale per lo svolgimento delle proprie attività. Prosegue con tanto entusiasmo il nuovo progetto Art Joe Air Design Salon, uno staff di professionisti dello stile coordinato da Arthur Tufo e Giovanni Pirozzolo, sempre aggiornato sulle tendenze e sulle mode, che sa esaltare ogni tratto e sfumatura della personalità, prendendosi cura dell'integrità del tuo capello. Per info e prenotazioni 342-5274-535. Art Joe Air Design Salon è in via Cumpa Ponticelli numero 8 a Benevento. TV7 ha incontrato nuovamente i protagonisti di questo progetto ambizioso e di qualità. Ascoltiamo l'intervista a Tufo e Pirozzolo. Oggi vi presentiamo le promozioni che saranno presenti per il mese di febbraio e marzo, ovvero la Colorful Air, che l'abbiamo identificata in tre pacchetti, che sarebbe il pacchetto Basic, il pacchetto Medium e il pacchetto Gold. Il pacchetto Basic è un pacchetto con un colore e piega in promozione al costo di 27 euro. Poi c'è il pacchetto Medium, che sarebbe colore, giochi di colore, toner e piega al costo di 59 euro. Poi abbiamo l'ultimo pacchetto, che sarebbe il pacchetto Gold, che sarebbe un vero e proprio total look, che è compreso colore, giochi di colore, tonalizzante, taglio, piega e ricostruzione con molecola Plex al costo di 89 euro. Poi continueremo sempre fino al 31 di marzo con la piega in promozione sempre 10 euro. Per tutti gli aggiornamenti vi aspettiamo in negozio oppure seguiteci sulle pagine Instagram e Facebook. Siamo diventati rivenditori ufficiali di questo grande brand a livello nazionale e mondiale, che è la GHD, in termini di attrezzi elettronici come foni, piastre e quant'altro. In più l'Art Joe Air Design è diventato grande gruppo e fa parte delle clip di Ciro Florio, Makeup Artist, che è un grandissimo maestro, il Ciro Florio, che si occupa di tutti gli eventi a livello nazionale e internazionale. E in più con al fianco il maestro Florio e il maestro Erminio Aiollo, che ci accompagneranno in questo percorso. Prosegue la preparazione del Benevento in vista della gara di domenica prossima contro la Roma. Al centro sportivo Imbriani, dopo un iniziale riscaldamento in palestra, mister Inzaghi ha impegnato i suoi uomini in esercitazioni tattiche, gruppi e partita finale. Gli allenamenti continueranno in giornata, in programma una sessione mattutina. Salta l'assemblea della Lega Serie A sui diritti TV. Secondo quanto apprende l'ANSA, infatti, 9 società sono assenti. Manca quindi il quorum e l'assemblea non si è costituita. Le 9 società non presenti sono Benevento, Bologna, Crotone, Genoa, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Spezia e Torino. Piercarlo Presutti, capo della redazione sportiva dell'ANSA, ha elogiato nel corso di Break Sport il lavoro della società del Benevento Calcio e del tecnico Pippo Inzaghi. Ha più volte sottolineato l'importanza di alcune individualità nel roster giallorosso che risulteranno utili per raggiungere il traguardo salvezza. Ascoltiamo l'intervista realizzata da Alfredo Salzano nel format Break Sport.
Il girone d'andata strepitoso del Benevento che ha messo, diciamo, quasi in sicurezza la squadra di Pippo Inzaghi. Dico certo. Quasi perché 9 punti di vantaggio per tutti, ma sono tanti, ma assolutamente non bisogna mollare i pappafighi. Mi piace intanto che è sempre propositiva, che gioca bene al calcio. Ad esempio, dirò una cosa impopolare, all'andata, domenica il Benevento gioca con la Roma, no? Sì. Io all'andata vidi la partita con grande curiosità, per mezz'ora vidi un gran bel Benevento perché era venuto a Roma a giocarsela. Ora voi mi direte, finì 5-2, finì tanto a poco, non importa, il Benevento giocando in maniera propositiva, cercando di arrivare al risultato attraverso la qualità, ha fatto tanti punti e diciamo che da neopromossa ha realizzato il sogno dei tifosi di Benevento di disputare un campionato, adesso noi lo possiamo dire, relativamente tranquillo. E poi mi piacciono delle individualità, mi piace Schiattarella, mi piace Caprari, mi piace Pippo Inzaghi, che io ricordo, io ho sempre seguito la nazionale di calcio. Sì. E lo ricordo un indemoniato del gol, che viveva di istinto e di tensioni, invece lo vedo come tecnico molto riflessivo, e questo mi conferma che poi gli ex calciatori in panchina mutano. Oggi noi dell'ANSA abbiamo postato una notizia che arrivava dalla Svizzera, il CIES, l'Osservatorio di Statistica del Calcio, ha fatto una proiezione appunto statistica sulla fine del campionato, ha detto che il Benevento, ad esempio, sarebbe salvo, arriverebbe al 14° posto. Ora, io mi sono fatto anche una risata con i miei colleghi, ho detto, grazie, basato sulle statistiche, quello che il Benevento ha, cioè i 24 punti, che peraltro sono 9 sopra la terzultima, ma sta in coabitazione con 3 o 4 squadre a 24, cioè non è assolutamente una situazione preoccupante. È chiaro che il Benevento, se tutto va secondo norma, il Benevento si salva. È tutto con questa notizia, vi aspettiamo alla prossima edizione del VG7 Flash, oppure vi invitiamo a consultare la versione online delle nostre news www.tv7.net oppure sull'app TV7 Benevento, scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone.